Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate, riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Parola del Signore. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato finisce con una frase, non so se l'avete notato, non così semplice da comprendere. Parlando di Giovanni il Battista, Gesù prima fa una lode di lui sperticata: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma poi aggiunge: ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Cosa voleva dire Gesù? Questo suo giudizio sul Battista non sembra un po' contraddittorio? In realtà Gesù voleva aiutare le persone che conoscevano peraltro Giovanni il Battista, che erano lì in quel momento davanti a lui, a rendersi conto della situazione privilegiata in cui vivevano, ma non tanto per loro merito, ma per grazia di Dio, che in quel frangente della storia aveva mandato suo figlio Gesù a rivelarsi tutto in lui. Difatti, proprio in quel frammento di storia, in quei 3 anni meravigliosi del ministero pubblico di Gesù, Dio si rivelava attraverso di lui, rivelava il suo vero volto, sempre soltanto buono di padre, attraverso suo figlio. E loro, quelli che stavano ascoltandolo in quel momento, erano i, tra virgolette, i fortunati, i privilegiati, perché potevano ascoltare la parola di Gesù su Dio. Di più, potevano andare dietro Gesù, vedere queste opere di grande misericordia che lui faceva nei confronti di tanti che erano nel bisogno. Di più ancora, potevano addirittura entrare a far parte dei suoi seguaci, continuare a seguirlo nella loro vita. E non era quello il regno di Dio che si era atteso in Israele da tanti secoli. Non era quello il regno di Dio che da sempre si sognava in Israele, cioè la possibilità di poter essere liberati da ogni forma di male, male fisico, male spirituale, male morale, il peccato. Chi incontrava Gesù faceva questa esperienza di grazia ogni volta, di essere toccato nel cuore, nella carne da lui ed essere liberato da ogni forma di male. Allora si inizia a capire chi sono questi piccoli del regno di Dio che Gesù loda. Non si riferiva soltanto ai bambini in quanto tali, ma a quelle persone che vivevano in una dinamica di fiducia nei suoi confronti, una fiducia simile appunto a quella dei bambini.
Gesù quindi si riferiva a tutti quelli che lo stavano seguendo in quel momento della storia e che grazie al rapporto con lui, all'amicizia con lui, entravano in modo nuovo in rapporto con Dio stesso. Un rapporto, vedete, fatto di serenità, di fiducia, di vita all'ombra della provvidenza di Dio che in Gesù si vedeva, si toccava. E il buon Battista, Giovanni, il Battista di certo era grande, un grande credente, un grande profeta, aveva speso la vita ad annunciare l'arrivo del Messia in quel momento della storia e aveva fatto di tutto per preparare la gente ad accogliere lui ed era finito in carcere proprio perché si metteva a rimproverare anche i peccatori pubblici come Erode Antipa in quel momento, pubblico peccatore perché adultero. Dunque Giovanni un profeta coerente, un grande profeta, perché stava dando la vita per annunciare che le antiche promesse del Signore, di Dio, si stavano realizzando attraverso Gesù. Anzi, per lui stava dando la vita perché era finito in carcere. Per Gesù Giovanni è il più grande, eppure chi tra la folla era giunto a credere in lui, Gesù, come l'inviato di Dio, ecco, questo qui era più grande ancora del Battista, ma non per suo merito, ma per grazia, perché in quel momento poteva vivere con Gesù, poteva vivere come Gesù e quindi entrare in maniera, direi, immediata in rapporto con Dio. Già questo aspetto può dire, secondo me, qualcosa alla nostra vita. Noi, mi sembra, stiamo facendo un cammino dietro Gesù, ma non dobbiamo sentirci chissà chi, perché veniamo a messa, perché cerchiamo di vivere in maniera coerente con il Vangelo, perché facciamo delle opere di bene. Questo è bellissimo, però ricordiamoci che in fondo non è nostro merito, è grazia che abbiamo ricevuto. Noi abbiamo conosciuto Gesù anzitutto perché siamo stati graziati con il dono della vita, abbiamo ricevuto la vita. Ma poi perché siamo nati in un paese di tradizione cristiana, non buddista, non islamico, i nostri genitori ci hanno trasmesso la fede, siamo cresciuti tra gente cristiana, magari abbiamo incontrato quella persona, quel prete, quella suora, mio marito, mia moglie che magari crede più di me, ecco, e grazie a questi affetti siamo giunti a credere in Gesù. Dunque è grazia di Dio attraverso certo queste persone il nostro rapporto con Gesù. Siamo persone un po' sempre in debito rispetto a Dio e da qui nasce la riconoscenza, cioè il desiderio di dire grazie al Signore anche in concreto, cioè vivendo come Lui comanda, cioè facendo del bene, diffondendo questo amore che sempre ci ha preceduto e ci precede. Ma poi ricordiamo cosa è capitato al Battista, perché fa bene ricordare questo. Il Battista, come si vede dalla pagina di Vangelo di oggi, era cresciuto alla scuola degli antichi profeti. E gli antichi profeti cosa dicevano? Quello che dice la prima lettura di oggi: Dio forma la luce, crea le tenebre, fa il bene e provoca la sciagura. Quindi il Battista era convinto che grazie al Messia l'onnipotente giustizia di Dio si sarebbe realizzata in quel momento brutto della storia. Siamo sotto l'oppressione dei Romani. Dio sarebbe intervenuto a castigare i malvagi, a far trionfare la sua giustizia, a bruciar vivi i peccatori come Erode, come diceva appunto l'Antico Testamento e soprattutto i profeti dell'Antico Testamento. E notate, chi parla così fa una brutta fine. Giovanni è in quel momento in carcere e sta per essere martirizzato. In quel momento però Giovanni non ha paura tanto della morte, ma ha dentro un dubbio di fede di fronte al quale Gesù interviene. Dal carcere Giovanni manda due dei suoi discepoli da Gesù per tentare di affrontare questo dubbio tremendo che aveva in cuore. Anche da questo punto di vista possiamo dire che appunto Giovanni, per quanto grande profeta, però più piccolo
dei piccoli del regno, che invece si affidano totalmente. Comunque aveva questo dubbio. Se è vero che, come ho detto io a tutti, Gesù è il Messia, come mai non brucia nessuno dei peccatori? Perché non amministra la giustizia di Dio alla grande? E quindi gli manda a dire: sei tu il Messia o ho sbagliato tutto nella vita, dovevamo aspettarne un altro? E Gesù risponde attraverso i suoi discepoli, i discepoli di Giovanni, dice: guarda Giovanni, i malati sono sanati, persino i morti risorgono. Come a dire: non temere, non hai visto male, sono io il Messia, sono io il Salvatore del mondo. Ma appunto, non di un giudice giusto e implacabile che sarebbe Dio, ma di un Dio buono, di un Dio padre, di un Dio che è sempre soltanto provvidenza. E beato sarai, Giovanni, se ti affiderai anche tu a questo Dio. E io sono certo che da lì in poi il Battista ha affrontato la morte con questa grande speranza nel cuore. Veniamo a noi. Terza domenica di Avvento, le promesse antiche si sono realizzate in Gesù, ma forse nel nostro cuore, almeno in alcuni momenti difficili della nostra vita, risorge lo stesso dubbio di Giovanni. Ecco, di fronte a questo dubbio su Dio, non scandalizziamoci di noi, ma ricordiamoci precisamente che Dio ha a cuore la nostra vita, la vita dei nostri cari, la vita di tutti i nostri figli e nipoti, specialmente quando ci scontriamo con le difficoltà della vita. Io sono convinto che far memoria di frequente di certe pagine del Vangelo dove si vede che Gesù agiva ci rincuora, perché se ha agito così continua ad agire così anche adesso che è risorto. Ci aiuta a vincere, ritornando appunto a queste pagine di Vangelo, la paura che pure noi abbiamo. Una paura simile a quella di Giovanni Battista, una paura non tanto della morte, ma di sbagliare tutto nella vita, affidandosi a un Dio così. Sentite Papa Benedetto XVI cosa ci dice di queste nostre paure. Questo nostro mondo è un mondo di paure, paura della miseria e della povertà, paura delle malattie e delle sofferenze, paura della solitudine, paura della morte. Certo, abbiamo in questo nostro mondo un sistema di assicurazioni molto sviluppato. Sappiamo però che nel momento della sofferenza profonda, nel momento dell'ultima solitudine della morte, nessuna assicurazione potrà proteggerci. L'unica assicurazione valida in quei momenti è quella che ci viene dal Signore, che dice anche a noi: non temere, io sono sempre con voi. Possiamo cadere, ma alla fine cadiamo nelle mani di Dio. E le mani di Dio sono buone mani. Bellissimo questo testo. Ci dà effettivamente un secondo suggerimento che prende le mosse dal Vangelo di oggi. Far memoria delle pagine di Vangelo, ricordare come Gesù mostrava in concreto che Dio è buono facendo del bene. Se lo faceva allora, continua a farlo anche nel nostro mondo di fronte alle nostre paure. Quindi, se avremo, secondo me, il coraggio nelle difficoltà della vita, ma anche e soprattutto nel momento cruciale della nostra vita, che sarà il momento del passaggio da questo mondo al Padre, se avremo in quel momento l'umile coraggio di prendere tutto noi stessi e di metterci nelle mani di Dio, faremo l'esperienza di cadere in buone mani. Faremo l'esperienza della realizzazione della beatitudine che Gesù ha detto per il buon Giovanni, che era in crisi di fede in carcere in quel momento. Beati quelli che non trovano in Gesù un motivo di scandalo. Beati quelli che, come i bambini del regno, si mettono nelle mani di Dio. Lo chiediamo con fiducia alla comunione in questa santa messa, per noi, per i nostri cari, per la Chiesa. O Signore, dammi un'anima accogliente, un cuore aperto, una mano sempre tesa all'amicizia. Apri il mio cuore a tutti i bisognosi di amore.
che mai gli occhi di un uomo debbano incontrare i miei senza che possa vedervi un'anima pronta per lui. Signore, tu solo puoi farlo attraverso di me. E dammi, o Signore, un'anima disponibile che accolga i desideri della tua provvidenza su di me. Così sia.